Solo 3 minuti su YouSlow Web Radio. Bentrovati e bentrovate amici e amiche di YouSlow Web Radio per il nostro appuntamento quotidiano Solo 3 minuti a cura della redazione. Quest'oggi a cura di Brigida Muninelli riprendo io dopo la pausa pasquale e vi parlo della nullità del patto tra coniugi, nella fattispecie di versare 500.000 euro in caso di separazione. Parliamo di un'ordinanza della Corte di Cassazione recentissima del 13 aprile 2022, la numero 11.923. Per la Cassazione sono indisponibili, ancora una volta ribadisce, i diritti che nascono dal matrimonio. Dunque è nullo il patto con il quale due coniugi, in caso di loro futura separazione, convengano che l'uno versi all'altro una somma di denaro. Questo è il contenuto dell'ordinanza che ho citato prima, con riferimento ad una scrittura che conteneva appunto una promessa di versamento della somma di 500.000 euro che era stata già dichiarata nulla dai tribunali di merito che avevano appunto preceduto la Cassazione. Secondo la Suprema Corte, comunque si qualifichi giuridicamente la scrittura, si arriva a ritenerla nulla, non meritevole di tutela. Per esempio, se la ritenessimo un patto matrimoniale, dovremmo qualificarlo come nullo per l'illiceità della causa. Se invece la considerassimo come un contratto preliminare di donazione che è sospensivamente condizionato all'evento separazione legale dei coniugi, sarebbe del pari nullo per infrazione del divieto di promettere una donazione. E potremmo anche considerarla, dice la Cassazione, una ricognizione di debito, ma non è percorribile, perché si tratterebbe di un debito, da un lato, che scaturisce da un contratto nullo, dall'altro, se non scaturisce da un contratto nullo, sarebbe una ricognizione di debito che varrebbe come fonte generatrice di obbligazione, e questo non può essere, perché la ricognizione di debito può vale solo come inversione dell'ordine della prova in ordine all'esistenza della fonte da cui il debito nasce. Pertanto questa decisione della Cassazione conferma la linea di rigore della giurisprudenza di legittimità sui patti tra coniugi o anche tra fidanzati in vista di un'eventuale crisi matrimoniale, una linea di rigore che era stata già ribadita con fermezza con un'ordinanza del 2021, la 11.012 del maggio dello scorso anno, in nome del principio sancito nell'articolo 160 del Codice Civile, per il quale i patti sono nulli perché contrastano con l'indisponibilità dei diritti che nascono dal matrimonio. Tra l'altro, per esempio, nel caso dell'ordinanza dell'anno scorso, del 2021, si trattava di un patto stipulato al momento della separazione in vista poi del futuro divorzio che sarebbe stato pronunciato pochi mesi dopo. È una tendenza questa che, a dire il vero, contrasta con la necessità di una avvertita, diciamo socialmente, di una progressiva e crescente autodeterminazione anche nel diritto di famiglia, vista l'esigenza di prevenire quelli che sono poi contenziosi, a volte particolarmente pesanti sotto il profilo familiare, sotto il profilo economico, devastanti sotto il profilo personale, che i conflitti tra coniugi o ex coniugi possono avere lungo il percorso della separazione prima e del divorzio dopo. Solo 3 minuti su YouSlow Web Radio.